Bentornati sul canale. In questo video continuiamo la creazione della nostra interfaccia grafica per tablet, andando a creare la pagina principale che conterrà alcune informazioni generali e i pulsanti per la visualizzazione dei floor plan che abbiamo creato nei video precedenti. Ripartiamo dal nostro pannello di controllo di OpenHub. Andiamo a vedere sulle pagine dove abbiamo i due floor plan che abbiamo creato nei video precedenti. Oggi andremo ad aggiungere una pagina che sarà una pagina contenitore per i floor plan e per la pagina principale che dobbiamo ancora creare, e questa pagina sarà gestita a tab. Quindi iniziamo da questa e aggiungiamo una nuova pagina di tipo Tabbed Page. La chiamiamo pannello di controllo e la mettiamo nel menu laterale, giusto per averla sempre a disposizione. A questo punto dobbiamo andare ad aggiungere i tab che appariranno nella parte bassa della pagina. Il primo tab sarà piano terra e punterà alla pagina floor plan piano terra. È possibile anche associare un'icona al tab oltre che al testo che viene visualizzato, e queste icone si possono scegliere dal framework 7 o dal material. Andiamo a vedere il material, e per il piano terra non ci sono tantissime scelte. Io ho trovato quella che indica il soggiorno, il living room, che si chiama living. Quindi verrò qui e scriverò material. Due punti living. A questo punto salviamo questo tab e ne creiamo un altro per il seminterrato. La pagina da visualizzare sarà il seminterrato e l'icona andiamo a scegliere il garage. Quindi veniamo qui e scriviamo material garage. Aggiungeremo poi il tab per il primo piano quando avrò fatto il floor plan del primo piano, e poi successivamente aggiungiamo la pagina principale che adesso andremo a creare. Come primo tab la aggiungeremo in modo tale che la partenza, diciamo, del pannello di controllo sia con quella pagina principale. Salviamo questa pagina e proviamo intanto ad andare a vederla. Eccola qua, pannello di controllo, clicchiamo e ci appare, come vedete, il piano terra e i due tab sotto, piano terra che è quello selezionato e seminterrato. Adesso andiamo a creare una pagina di tipo standard layout che andremo poi a posizionare con un terzo tab messo qui in testa. Quindi torniamo su Pages e creiamo una pagina di tipo layout. Questa la chiamiamo semplicemente home. Anche questa la mettiamo nel menu laterale per averla comoda. Il layout lo mettiamo, visto che l'andrò ad utilizzare su un tablet, gestiamo un layout fisso di tipo fixed canvas. La differenza tra griglia e canvas è che la griglia è un insieme di righe e colonne, quindi io posso posizionare gli oggetti nelle singole celle di questa tabella. Il canvas invece li posso posizionare abbastanza a piacimento su una sorta di griglia. Io preferisco usare il canvas. E la prima cosa che faccio è settare la dimensione della visualizzazione del tablet, che nel mio caso è 1150x600, dove ho già tenuto conto del fatto che questa pagina verrà visualizzata all'interno della pagina Tabbed, e quindi dall'altezza ho dovuto togliere anche l'altezza dei tab, altrimenti si sovrapponevano. Poi vabbè, ci sono altre opzioni che nel mio caso non utilizzerò, come ad esempio mettere un'immagine di sfondo a tutta la pagina. Visualizziamo anche la griglia e
e a questo punto siamo pronti per posizionare gli oggetti. Il primo oggetto che posizioniamo è il più semplice, quindi è l'orologio. Quindi io aggiungo un widget e gli aggiungo il Digital Clock Card come oggetto. Vedete che in automatico lui mette l'orologio. Adesso lo ingrandisco un po', gli tolgo le ombre e lo vado a configurare. Mettiamo sempre Advanced, allora togliamo le ombre anche qua, mettiamo il bordo, l'outline, e configuriamo il formato dell'orario che vogliamo visualizzare, quindi ore e minuti, non mi interessano i secondi. La dimensione del font dell'orario, che è 110 pixel. Visualizziamo anche la data. Il formato della data usiamo quello nostro italiano. Gli mettiamo anche il giorno della settimana davanti. La data la mettiamo sopra l'orario. La dimensione della data mettiamo 36 pixel e non facciamo nulla quando clicchiamo sopra. Quindi salviamo e tariamoci il widget sulla dimensione. Poi di fianco voglio aggiungerci la gestione degli allarmi, quindi aggiungiamo un widget label che, togliamo le ombre, mi farà vedere gli allarmi. Quindi iniziamo dal network. Quindi qua mettiamo il titolo, lo chiamiamo network, mettiamo sempre Advanced. Cosa facciamo quando clicchiamo su questo widget? Facciamo un group details, quindi visualizziamo le informazioni del gruppo, perché il widget che andrò ad aggiungere si baserà su un item che è un gruppo, che è il contenitore di tutti i controlli network. Quindi il nostro oggetto da analizzare è il network check error, che non so se vi ricordate, ma è quel gruppo che si attiva nel momento in cui un dispositivo va offline dalla rete. Questo per darmi l'allarme in tempo reale. Quindi l'item che vogliamo visualizzare è il network check error. In questo caso facciamo una piccola trasformazione. Quindi inseriamo una formula nell'items che si basa sul valore del mio oggetto, che se vale on visualizza ok, altrimenti error. La dimensione di questa scritta è 76 pixel. In questo caso voglio visualizzare un'icona dinamica in funzione dello stato del mio oggetto. Quindi voglio visualizzare l'icona di warning nel caso in cui ci sia un problema di rete, altrimenti un'icona standard che mi indica la rete. Queste icone le vado a prendere da Iconify. E le vado a cercare. Una è Network Wired, che è questa, ed è l'icona di default quando nella rete è tutto a posto, quindi inizio a scrivermela qua, altrimenti vado a cercare Network Switch. Quindi posso visualizzare quest'icona qua quando ci sono problemi. A questo punto devo scrivere la formula che si basa sul valore, posso copiarla di qua, la copio dalla label. Quindi, quando siamo nel caso ok, visualizzo l'icona standard. Altrimenti visualizzo icona di warning
Stessa cosa per il colore, voglio visualizzare il colore verde e rosso in funzione dello stato, quindi mi copio la formula, metto verde nel caso di ok e rosso nel caso di warning. La dimensione dell'icona 76 e non mettiamo nessuna trend line perché non ha senso, questo è un valore che è binario o 1-0, on off. Ah, c'è qualcosa che non funziona, vediamo un attimo lo YAML. Ah beh certo, mi sono dimenticato iconify, di mettere iconify davanti alle icone ed ecco la nostra icona verde. Posso dargli ancora un goccio di spazio. Adesso questo me lo copio e incollo, quindi clicco sul menu, clicco copy e poi clicco su questo oggettino qui, su questo pulsante, e lui mi crea una copia di questo oggetto che io vado a duplicare cambiandogli semplicemente l'oggetto che voglio visualizzare. In questo caso facciamo gli allarmi generici, quindi vado a vedere il dettaglio group details anche in questo caso quando ci clicco sopra e gli vado a dire che il mio oggetto è il gruppo allarmi, che è un gruppo che si comporta del tutto simile a quello del network check. Quindi mi cambia di stato nel momento in cui c'è uno degli allarmi gestiti da OpenHub. Quindi l'oggetto, anche qua devo cambiarlo, CR allarmi. La label, anche qua è dinamica, quindi CR allarmi. Quando GL Alarm State è on, in questo caso ho errore, perché ragiona al contrario rispetto a quello del network check. Altrimenti è ok. Font size siamo 76, quindi l'icona anche in questo caso è dinamica, quindi quando GR allarmi è on vuol dire che siamo in errore. Mi andrei a cercare un'icona che indica un errore. Ho trovato Triangle Alert, questa qua che mi era piaciuta, la copio e la incollo qua, altrimenti vado a cercare quest'altra icona. Questa qua che mi dà l'idea di tutto a posto. La metto qua, dopo iconify sempre. Ok. Il colore, quindi quando è on siamo rossi, altrimenti siamo verdi. Stessa logica di prima, solo al contrario. Anche in questo caso non abbiamo la trend line, salviamo. A questo punto me li posiziono un attimino bene. E questa è la prima riga del mio pannello, quindi una riga di stato, di informazioni. Adesso non sto qui a fare passo passo i vari oggetti che voglio aggiungere, ma passo al risultato finale e vi spiego veramente in maniera molto veloce che cosa ho aggiunto, ma alla fine i passaggi sono sempre gli stessi. Aggiungere il widget e inserire dentro l'oggetto con l'informazione di stato che interessa. Ecco il risultato finale, quindi oltre la riga che abbiamo aggiunto insieme ho aggiunto l'energia in tempo reale, quindi la differenza tra consumo e produzione fotovoltaica, con la particolarità che ho reso, come in questo caso, l'icona dinamica sia per colore che per tipo di icona. Poi di fianco ho messo la produzione del fotovoltaico, poi sotto ho messo le temperature interna, la media delle temperature interne e la temperatura esterna, l'indicazione delle luci manuali automatiche se sono accese e spente e l'informazione del rilevamento di gas con il colore dell'icona dinamico. I passaggi alla fine sono stati del tutto simili a quelli che abbiamo visto insieme e adesso possiamo vederla in esecuzione la pagina. Vedete che viene creata la trend line della misura nel caso in cui abbiamo specificato di visualizzarla.
Su alcune informazioni tipo network e allarmi, se ci clicco sopra, scusate, devo salvare. Se ci clicco sopra mi fa vedere il dettaglio del gruppo, quindi vedete tutti i dispositivi sono online, anche su allarmi, tutti gli allarmi sono off, mentre sulle misure di questo genere visualizzo il grafico. Questo è il grafico del consumo in tempo reale, dell'energia in tempo reale, questo è il fotovoltaico di oggi, c'è stato un bel sole come si vede. E direi basta, anche sul gas ho messo il grafico, sulle luci ho messo il dettaglio delle luci manuali, delle luci automatiche e anche sulla temperatura ho messo il dettaglio delle temperature. Poi ovviamente questi dettagli sono i classici di OpenHub e sono navigabili. L'unico non interattivo è l'orario. A questo punto cosa dobbiamo fare? Dobbiamo aggiungere questa pagina alla pagina principale che contiene i tab e farla diventare come home page del sistema. Quindi andiamo nella pagina tabbed, aggiungiamo un tab, lo chiamiamo home. Andiamo a cercarci l'icona home, giusto per essere questa qua, giusto per essere fantasiosi, e scriviamo material home e selezioniamo la pagina che abbiamo appena creato, che è la pagina home. Spostiamo solo il tab in alto in modo tale che sia il principale. Salviamo e torniamo a vedere la nostra pagina. Pannello di controllo. Ecco. Vedete che principalmente parte questa pagina che abbiamo creato e sotto ci sono i tab per switchare sui vari floor plan. Alla fine questo risultato io lo metterò sul tablet con una visualizzazione di questo genere, che possiamo col browser simulare, quindi si vedrà in questo modo qui. Aggiungerò poi il primo piano nel momento in cui avrò creato il floor plan. Nel prossimo video inizieremo a configurare il tablet con questo tipo di layout e visualizzazione.